Adesso ci troviamo di fronte a una crisi profonda, non voluta da noi, perché le imprese a Portogallo ci chiedono di rateizzare gli oneri, ci chiedono di spostare i pagamenti e vogliono anticipare, di spostare i loro pagamenti e ci chiedono di anticipare per salvare l'occupazione i soldi che la regione non fa, ma non perché non vuole pagarli, perché i tempi dell'avvocazia per pagare l'impresa sono lunghi e normalmente il comune fa anticipazione di cassa. Se il comune non fa anticipazione di cassa, questi vanno in banca, in banca non le danno i soldi e riducono il personale. Allora c'è un circolo virtuoso che qualche persona deve cominciare a formarsi. I 5 anni precedenti, l'ammontare degli investimenti di questo comune con tutti i contributi sono stati 122 milioni di euro, che non sono bruscolini, 122 milioni di euro, tutti documentati. Allora, io guardate, l'ho detto l'altro giorno, questo è l'incontro che ho fatto con Tabaro e l'ho consegnato, non c'è una virgola diversa da quello che mi piace consegnarlo anche se parlo. Tabaro si è presentato con queste soluzioni, ve lo dico di fronte a tutti, con queste soluzioni. Prima, dimissioni del sindaco per Concello. Questa è stata la posizione A del Tabaro, io l'ho convocato e mi ha detto la cosa più utile per la città di Portogallo è che tu vada a casa. E io le ho risposto che non vado a casa perché non voglio andare a casa, perché non posso andare a casa. E ha consentito che io non posso andare a casa perché se dovessi dare dimissioni non posso più ricandidarmi. Soluzione B, larghe intese. Io non, ha premesso a dire io non le voglio e io ho risposto niente, ma ha premesso a dire io non le voglio perché i patteracchi non li faccio in quel momento, adesso li farebbe magari, ma in quel momento no. Chiaro? Mi ha risposto no, dico bene? No, ha detto non ce l'avete chiesto, ma noi non l'avremmo comunque accettato. Io non canto. Questa è stata. No, no, no. Per essere proprio, proprio testimoni. Proprio per essere proprio testimoni. Allora, bene, allora mi prendo l'appunto. La terza? La terza era dimissioni dei consiglieri e le parole esatte, vediamo se vi lotta questa volta meno. Mi supporta, non ci sono condizioni per governare e quindi il Consiglio si scioglie. Ci sarà una nostra iniziativa per far sciogliere il Consiglio. Queste sono le parole letterali che ha usato il consigliere, il candidato sindaco. Non ha mai usato il termine dimissione. Dopodiché le ho chiesto la disponibilità che avevo precedentemente richiesto a Rambuschi quale consigliere anziano, di poter mettere all'ordine del giorno le nomine che tenga conto della situazione diversa che loro hanno la maggioranza, e Taro mi ha detto che è meglio che le nomine le faccia il commissario. Poi mi hanno chiesto di mantenere. Sì? Scusa, prego. No, credo che stai saltando un punto. Quale? Che altrimenti anche il signore giustamente capisce le dette diverse. Allora Taro ha detto questo, lo confermo, quello ha detto Gigi, le parole esatte. Ecco, dopo. Siccome tu, ovviamente, ecco, tu ti hai presentato un documento che hai iscritto, è tuo, e lì sembra a pagina 2, in calce a pagina 2, che tu dici vuole fare la giunta, che era questo che voleva sentire lui, ma forse voglio sentire un po' tutti i miei all'interno. Grazie. Allora, quando io dico al consigliere Tabaro, questa è la posizione nostra, della nostra coalizione, abbiamo fatto parecchie riunioni, noi abbiamo detto che il sindaco va salvaguardato le proprie prerogative, il consiglio comunale le proprie, ci vuole un rispetto reciproco. La giunta la nomina il sindaco, perché è ormai prassi che gli assessori non devono essere condizionati dalle forze politiche, ma devono essere dei collaboratori col sindaco, che ne deriva dall'elezione diretta del sindaco per operare, perché mette la faccia. Dice la legge. Lo dice la legge. Se qualcuno pensava di risolvere il problema in commissario estremamente tra il can, bene, va da un altro comune, che può darsi che trova. Io ho guardate, no, Rambuschi con onestà intellettuale, non ho mai visto, guarda, io sono qui, guarda, sono vecchio, sono qui dal 91, non ho mai visto un interesse di tutte le forze politiche e di tutti i consiglieri della presidenza della casa di riposo in 20 anni.
tutti hanno voluto, ferma, no. Tutti hanno voluto regolamenti, no, cioè, sai da dove lo derivo? Dei regolamenti che tutti chiedono, dalle informazioni che vanno a chiedere in casa di riposo, dalle cose che siccome si stanno muovendo. Non si sono occupati del Santa Cecilia e della presidenza della Santa Cecilia, tutti hanno parlato della casa di riposo, questo come? Quindi non posso parlare io, dopodiché mi confronto con tutti. Però a questo punto dovreste fare dei nomi, perché io dico che non era fatto vero che nessuno del il consigliere Colleano ha chiesto un regolamento. Il consigliere Sarambuschi ha chiesto quali sono le nomine, come si procede alle nomine, quando scade il consiglio, a chi spetta, a chi non spetta, nomi di questo genere, esatto. E ti tiro in ballo. Allora, sulla città di Portogruaro, che non si sa neanche quali sono i problemi che abbiamo, noi ci poniamo il problema della casa di riposo, delle nomine, dei regolamenti. Ma perché non vi avete chiesto il regolamento di Santa Cecilia? Perché non ci avete chiesto il regolamento della TV? Perché non ci avete chiesto il regolamento dell'ARPA? Ma sono lì che dicendo tutti noi, eh? Perché forse là non si mangiava niente. Allora tu, se non è allontanato. Guardate Rabuschi, No, scusate un attimo, a ogni consigliere comunale eletto, quando viene eletto le viene trasmesso tutta la documentazione, le scadenze, le nomine, come avvengono le nomine, quando scadono le nomine, non hanno bisogno di chiederle, perché le mandano, cioè il comune, Rabuschi che ha fatto, è stato eletto dalla gente, sa che nel momento in cui viene eletto gli arriva un pacco di roba, dove c'è lo statuto, il regolamento, le nomine, gli enti, le società, quando scadono, come si fanno le nomine, eccetera. Se qualcuno accelera chiarimenti, nessuno è ingenuo. Dopo comunque andiamo avanti. L'altra cosa, quindi larghe intese, se per larghe intese si intende, ve lo dico pubblicamente, che il sindaco gioca le sue prerogative di sindaco per non avere il commissario, e il consiglio comunale, che ha la maggioranza, gioca le sue prerogative di consiglio ed è più forte, io sono d'accordo. Perché se il consiglio comunale, io faccio una decisione di giunta, la devo portare in ratifica al consiglio comunale, che me la porto già, quindi io sono impallinato ogni volta. Devo fare solo quello che il consiglio comunale mi ha detto di fare attraverso la collaborazione del bilancio. Quindi il potere forte è loro. Anzi, loro possono, in qualsiasi momento, stante i numeri, fatto il primo consiglio e nominato il presidente del consiglio, convocare entro 3 giorni il consiglio comunale sulle nomine. Che possono fare? Sui incidenti mi riferisco ovviamente alle nomine, non alle nomine offensive. Ma perché non lo fanno? Possono domani mattina convocare il consiglio su Pio X e mettere in discussione quello che ha fatto la giunta precedente, perché non lo fanno. Possono convocare il consiglio e mettere in discussione il polo ospedaliero che abbiamo fatto la volta passata e lo possono modificare completamente, perché non lo fanno. Ve l'ho già fatto capire prima, se sono stato chiaro, che 11 consiglieri su questi temi qua, non i droni, anche se fanno il balletto tutto. E questi siamo certi, allora è meglio che la città paghi, si va al commissario sperando di vincere la volta passata. Altre motivazioni io non le trovo. Quindi le larghe intese, io non posso, un altro dai cittadini. Avevo un programma, io mi muovo su quel programma e non posso cambiarlo. Mi posso però muovere in una situazione di fatto per fare in modo che la città paga e assieme ci si trova. E si dice bene, ma il primo atto che le abbiamo detto, guarda, l'atto era molto semplice, le nomine spetta il sindaco, non al consiglio. Il sindaco avrebbe potuto dire fai la nomina, punto e basta, e il consiglio non interviene, neanche comunicare. O volevo portare l'attenzione del consiglio il cambio degli indirizzi delle nomine, dove sostanzialmente si raccoglieva il nuovo stato di fatto e si diceva il sindaco fa le sue prove di fare le nomine, sentiti i capigruppo. Neanche questo è stato accettato, meglio il commissario.